l'abbraccio dei tifosi a Di Maro e la sfilata allo stadio San Paolo durante la prima amichevole col Galatasaray, l'attaccante argentino Gonzalo Higuaín è stato ufficialmente presentato a Castelvolturno. Dopo le marce indietro nei giorni precedenti che tanto avevano fatto stare in ansia i tifosi partenopei, il colpo dell'estate Higuaín ha posato in bella mostra con la sua nuova maglia numero 9 e spiegato i motivi della sua scelta dopo che il suo nome era stato al centro del mercato europeo. Che vada tutto bene, è l'aspirazione di tutti, è un... La decisione di venire a Napoli l'ho presa dopo aver riflettuto a lungo. Hanno influenzato la scelta anche l'arrivo dei miei compagni del Real Madrid, ma anche la presenza di Benitez e soprattutto l'incontro con De Laurentiis. C'è un progetto importante, è un'ottima squadra e per me è una grande sfida. Pagato circa 40 milioni di euro e con un contratto quinquennale che sfiorerebbe i 6 milioni, il Pipita, questo è il soprannome dell'attaccante che già sta facendo sognare i cuori azzurri, si pone come punta di diamante della squadra allenata da Rafa Benitez, che per lui avrebbe previsto un 4-2-3-1 in grado di risaltarne le doti di finalizzatore. Sì, sì, claro. Bueno. Tutti quelli che parlano di Maradona mi hanno dato un grande affetto. Anche a Roma sono persone molto affettuose, molto aperte, anche al San Paolo per un amichevole. Sono grato al presidente e dai dirigenti e dai miei ex compagni. Rinnovo le mie parole di gratitudine e spero di ripagare l'affetto di tutti. San Paolo también y era un amistoso.